La targa? La macchina, sì. Come si chiama adesso, la sua amica? Devo andare adesso. Allora, io conosco il nome, no, il nome d'arte. Ok, corro, vado. Il nome d'arte. Porca c***a, hanno investito Callaghan! Oh, cazzo. Hanno distrutto Callaghan! Gente! Cristo, vabbè, non era tanto bravo comunque. Ho capito, ma gente, hanno investito Callaghan! Io proverei a vedere di dargli una mano, poverino. Ma gente, c'è Callaghan a terra! Porco cazzo, porco cazzo, porco cazzo, è il ca, porco cazzo, porco cazzo, porco cazzo, è il cazzo, il ca. Frank, che fa? Frank, pazzo, Frank, pazzo, Frank, pazzo. Non è vero. Fa di pazzo, è arrivato proprio qua. Fa di pazzo. Cosa cazzo? Fa di pazzo. È arrivato proprio qua. 900 fatti! Fatti sottolineatura e sottolineatura. Non riesco a morire. Arrivo e faccio sempre danni alla ottobre. La cardio ancora si forza e tu faccina con occhiali. Dai, bravo! Fammi vedere quanto sei forte! Fammelo vedere il cazzo duro! Fammelo vedere! Scusami. Ma ti hanno strozzato? Credo vada chiamato un'ambulanza, perché se no si riprende così. Cioè, vediamo di chiamare un'ambulanza. Ciao, ci penso io. L'hanno lasciato. Oddio. Ah, nessuno ha fatto caso. Ah, ecco, si è ripreso. Ah, si è ripreso, sì, molto bene. Si è ripreso. Tutto a posto, bello? Sì. Mi devi $1,000,000, questa fatta lì. Pazzo! Alleluia! Arco cazzo! Già col pazzo! Morto uno! Arco di... Con la B no. Ah, certo! E come lo portiamo giù questo bestione? Con il topo destro? Con il muscolo S. Con il muscolo... Ah! No, con il muscolo S non scende. Infatti piano. No, gente! Aspetta, c'è un'idea! Come va? Andiamo? Metal Dan 3 è dei nostri. Così. Che bello questo posto. Certo. Ma porca, ma tu organizzi? Certo, organizzi. Servirebbe un alibratore, tu sei capace. Un alibratore, uno ma che piazza. Ma dice l'alligatore, da no, alligatore, Aaron. Un alligatore. Scappare due volte dagli sbirri. Allora, vediamo un attimino. Qua ce ne andiamo a sedere. Eccoci. Senti, io sto un attimo... Allora, se tu vedi quella sedia lì, sì, la vedo. Ti metti davanti e praticamente, come ti ho spiegato... Col muscoletto. Muscolino F8. Certo. E uno, allora... 2, 3, 4, come lo vuoi, come ti vuoi sedere tu, poi. Ma diciamo... Ma che cazzo fa qui? No, sei seduto a terra. Tiro girando subito su, scusami, era per provare la moccata, che mio. Forse qualche... L'ho fatto fumare la Purple. Ah, la Purple, cazzo. Sì, ho fatto fumare la Purple. Porca Arrivo, Aaron, scusa. Figurati. Allora, adesso ti alzi col muscolino X. Bravissimo. Adesso ti giri. Bravissimo. Adesso fai tilt chair. Amico, abbassa le armi e abbassa le mani. Scusami, è l'effetto della Purple. Scusami, amico. Adesso ce la faccio. Se tu non mi porti qua qualche tuo amico strano, non sei tu, dannazione. Sempre con questi amici. Ho capito, che ma stra... li vai a prendere. Ma guardalo, ancora che sei tutto per terra. Ma ti rendi conto, dannazione? Io ho capito che c'è le moquette leopardata. Però, capito, si può sedere sulla sedia, dannazione. Ma ti faccio vedere. Scusami. Allora fai di nuovo. Eccomi. Perfetto. Scusami, perché la tua moquette è troppo bella. Bello, scusami. Lo so, l'ho scelta io. Esattamente così lo devi fare, mi vedi? Lo devi fare così, praticamente. Posso stare qui? Che problema ha? Ah, era staccato. Così. E staccato, sit, chair. Ecco. Poi puoi fare con praticamente... è questo un tutorial, dannazione, cazzo. Ma prima di portarmi qualcuno, ma ho capito, scusa, non volevo. Che cazzo devo fare? Non è che io non sono capace a sedermi. È che lui mi ha fatto provare prima una cosa. Mi ha detto, questo è interessante, questo è buono. Io ho bevuto due tequila, scusa. Esatto. Ma tu ti vedi un po'.
No. Ero convinto che eravamo rimasti in due. Oh, ma mi hai rotto il cazzo! Ma che cazzo vuoi? Coglione di merda! Ma ti pare? 20 minuti! Ma che cazzo fa? Ma santo Dio, c'ho la testa così! Ma che problemi hai? Oh, ma lo sai qual è il colmo per un pesce? No. No. Fare le bolle. Fare le pompe? Non ho capito cosa ha detto la signorina. Ha detto che faceva le pompe. Bolle. Ah, non lo so. L'ha detto la signorina, l'ha detto. No, vabbè, dai, cioè io non ho... No, ho capito, ha detto la signorina, l'ha detto. Ho capito, scusami. Scusami. Secondo te per quale cazzo di motivo dovrebbe essere fare le pompe? Scusami, ma che cazzo? Non lo so, magari, hai capito? Mi metto qui e c'è... Che problema c'è? Ma cosa c'è? Ma porca di quella puttana, ma porca di quella puttana, porca di quella puttana, ma porca di quella puttana, ma che cazzo! Ma Cristo, ma ero distante di almeno mezzo metro! Vi posso raccontare una filastrocca? Certo, zio. Me la sto preparando, è arte pura. Per vai. È per il Natale, questa. Per il Natale? Sì. Oh, è Natale, è festa santa, c'è Geppetto che canta, il suo pargolo, Pinocchio, mi ha sparato dentro un occhio. No, aspetta. Vi piace? No, diciamo che magari non la racconterei a mia figlia, però... Non è piace. Non è male, zio. Piace, è bellissimo. Meraviglioso, è meraviglioso. Non... Mannato. Tua madre, quella rinoceronta, andava in giro per la steppa. Tuo padre è arrivato fermo e gliel'ha infilato nel didierno. Cristo Dio! Dovrebbe esserci il libretto lì, dovrebbe esserci. Sì. Non è che l'hai messo dietro a... Magari la... No, aspetta, dietro c'è il motore. Callaghan. Me lo sì. Dimentico sempre. Non me la raccontano giusto, sì, due. Sali. Salgo, ok, salgo. Che facciamo? No, dimmi, ma che? No, diceva lui, perché mi deve aprire il cruscotto. No, lui è... È il cruscotto, dove lo apro io, dai. No, ma gente... E non è il cruscotto dietro. Callaghan, sta bene? Questa macchina sì, non c'ha un cruscotto dietro. Ma tutto bene, grazie. Sua? Sì, ce l'hai. No, è la sua. Aspetti. Non me la raccontano giusto. No, sì, no, aspetta. Che dobbiamo fare? Io ho detto guardi, che non lo so. Guardi. Ma no, Callaghan! Vai! Fuga. Callaghan! Questi che cazzo ci persegue? Ma non lo so, ma lui mi stava simpatico, l'ha investito di nuovo. Ho capito, quello questo mi stavano arrestando. C'hai ragione anche tu, bello, però Callaghan mi stava simpatico. Ho capito, che devo fare con Callaghan? Scusa, niente, hai ragione, passa in mezzo, però Dio benedetto di un Balù, che tua madre andava a dare il cu, perché tu ti chiami Balù, figlio di puttana, con la madre Baldracca, che di certo un'orsa non era una maiala bastarda!